L'avvocato Storvaggi ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Sant'Agata qualche mese fa. Stamattina il sindaco Mancuso ha reso noto alla stampa di volersi ricandidare. Se lo aspettava, e cosa ne pensa? Devo dire che me lo aspettavo, specialmente negli ultimi tempi si capiva che la coalizione Mancuso si trovava in uno stato di sfilacciamento, per cui appariva evidente che solo la quarta candidatura di Mancuso avrebbe consentito alla coalizione comunque di restare in qualche modo in piedi. Però io sono convinto che comunque allo sfaldamento si arriverà, e si arriverà in campagna elettorale, soprattutto all'elezione del 28 e il 29 maggio, in cui i cittadini santacadesi sapranno esprimere il loro consenso facendo certamente la scelta che riterranno più giusta e che secondo me guarderà più a un progetto alternativo e quindi al futuro piuttosto che al passato. La coalizione Mancuso mi sa tanto e mi ricorda il Titanic. In passato si è sentito in giro parlare di una lista unica. Perché non si è riuscito a fare un progetto di salute pubblica che facesse riferimento a tutte le forze politiche in campo, visto il momento difficile della città? Io non nego di avere preso in considerazione questa soluzione, questa ipotesi di lavoro. Ci ho ragionato su, diciamo, tra l'altro sollecitazione di rappresentanti dell'amministrazione Mancuso, e io rispetto a questa sollecitazione non solo ho dato la disponibilità, ma anche dato indicazione perché la scelta della candidatura, diciamo, di pacificazione, di salute pubblica potesse anche essere decisa da Mancuso e dai suoi. Io ho soltanto e sempre avuto a cuore soltanto il fatto che questa città potesse essere governata e possa essere governata nel miglior modo possibile. Purtroppo ho trovato un muro di gomma di fronte alla disponibilità iniziale, poi è venuto fuori determinazione di andare avanti ognuno per la propria strada, e diciamo quella mia disponibilità, le aperture che io ho dato sono state in qualche modo strumentalizzate come segno di debolezza, di mancanza di coraggio da parte mia. Ora, io l'ho dimostrato nella mia vita di essere una persona forte e che ha coraggio. Che io abbia, diciamo, coraggio e forza sufficiente a portare fuori Sant'Agata dallo stato di torpore, dalla palude in cui si trova, penso di averlo dimostrato soprattutto nel mio lavoro, e sono convinto che anche grazie all'esperienza e alla competenza maturata riuscirò veramente a tirare fuori tutte le energie, le forze migliori che questa città, in un progetto per la città che consentirà a Sant'Agata di avere una svolta, di approdare su un approdo, in un approdo sicuro, e di rilanciarsi alla grande. Perché i suoi cittadini dovrebbero votarla? Qual è il senso e il significato della sua candidatura? Ma la mia è una candidatura che in qualche modo parte da lontano, anche se negli ultimi 20 anni io non ho rivestito nessun ruolo politico, non ho amministrato in questa città. Ho soltanto dal 99 al 2002 ricoperto la carica di assessore ai lavori pubblici con il sindaco Fresina, dopodiché ho dato un contributo, diciamo, indiretto da dirigente politico, da esperto dell'amministrazione sottile. Chiaramente l'ho fatto con spirito di servizio, l'ho fatto con onestà e con competenza. Penso di avere lasciato segnali positivi dell'apporto, della partecipazione alla vita politica amministrativa di questa città. Oggi rivendico di poter sostenere che rappresento il nuovo, che rappresento praticamente la figura anche, diciamo, di garanzia, di consistenza
tecnica più che politica, per poter guidare sia una coalizione alternativa all'amministrazione Mancuso e poi la città. Chiaramente voglio smentire e nego con forza l'istrumentalizzazione secondo cui io sarei stato dietro agli altri, dietro Fresina, dietro Sottile. Io sono stato a fianco a queste persone che ho stimato e che ho sostenuto generosamente e che con i quali ho condiviso anche questa mia candidatura, che mi staranno a fianco come io sono stato a fianco a loro e che daranno il loro contributo, per esempio occupandosi del programma, e comunque nei modi e nei termini che riterranno opportuno, quelle persone che io ho servito generosamente sono a fianco a me e anche loro mi hanno chiesto di fare questa diciamo esperienza di consegnare alla città questa proposta, questa mia candidatura, perché non si possa dire che a Sant'Agata ci possa essere solo spazio per Mancuso e per i suoi. Sant'Agata potrà riappropriarsi del proprio futuro anche attraverso il rinnovamento, anche attraverso una nuova classe dirigente, una nuova classe politica fatta soprattutto di giovani. Come vede questa campagna elettorale? Che sfida sarà sul piano sia elettorale che amministrativo? Certo sarà una sfida difficile. Questa è certamente la sfida più difficile della mia vita, perché io so bene cosa troverò al comune se dovessi essere eletto. So che mancano uomini, che mancano risorse. Ma proprio per il fatto che la mia città sta cadendo a pezzi, ha perso ogni centralità, risulta diciamo incapace di superare i problemi più elementari, quali quello della pulizia, dell'acqua, della salute, questo mi impone di mettere a disposizione ogni energia e tutta l'esperienza maturata quale professionista specializzato nel settore della pubblica amministrazione, che ho in qualche modo supportato enti pubblici, figure istituzionali di primo piano. Allora oggi tutta questa esperienza e questa competenza in 30 anni di duro ma anche amato lavoro, perché ho una profonda passione e amore per il mio lavoro, io la voglio donare alla mia città. La voglio donare alla mia città e a quanti mi vorranno stare a fianco per costruire qualcosa veramente di importante, con un'idea di squadra, con un'idea di ampia partecipazione alla gestione della cosa pubblica. Oggi nella pubblica amministrazione, nei comuni, non c'è più spazio per l'uomo solo al comando. Oggi occorre la squadra, occorre la competenza, occorre chi la mattina si alza, va al comune e si occupa dei problemi della gente, che ha la capacità, la tenacia di inseguire i problemi, di risolverli, di relazionarsi con la regione, con le istituzioni anche centrali, chiedendo ad alta voce e gridando i bisogni della comunità e poi a risolvere i problemi, piuttosto che farli languire, ingigantire nell'inezia dell'amministratore pubblico che sempre più viene visto dai cittadini come un nemico, come una persona lontana. Noi vorremmo che si creasse veramente un connubio, un'osmosi tra gli amministrati e gli amministratori, che gli amministrati possano comprendere quanto amore, quanta passione, quanta competenza una classe dirigente ci mette nell'amministrazione della propria città, della cosa pubblica. E io sono veramente fiducioso, no? Che si riesca a trovare il modo, sia in campagna elettorale, di fare squadra, di creare sinergia, di creare entusiasmo, ma poi senza soluzione di continuità, di prendere per mano questa città, di aiutare i dipendenti e funzionari comunali, di recuperare praticamente tutte le energie e le risorse che possono consentire a Sant'Agata di tornare a vivere, perché Sant'Agata non vive più, Sant'Agata è in uno stato comatoso. La sua è una candidatura che fa riferimento a qualche frangia politica? A quale schieramento? Allora, questa candidatura è una candidatura civica di un candidato che da anni non ha tessere di partito
e che ha scelto Sant'Agata come unico e probabilmente ultimo partito della propria vita. In lista ci saranno tanti giovani e il primo assessore designato sarà un brillante giovane santagatese. Sceglieremo un giovane brillante, capace, che ha passione, che vuole impegnarsi per la sua città e andrà immediatamente in giunta, a prescindere dai voti, a prescindere dalle alchimie, a prescindere dagli accordi o accordicchi politici. Io avrò praticamente in campo pochissimo ceto politico, tanto rinnovamento. Certo, ci saranno rappresentanti sia di esponenti istituzionali del centro-sinistra che del centro-destra, ma soprattutto sarà rappresentata la città in tutte le sue componenti sociali e territoriali. Non saranno rappresentanti i salotti e i potentati economici e politici. Io sono figlio del popolo che si è fatto da solo e con il popolo sono convinto riuscirò a fare rinascere Sant'Agata. A che punto è la sua lista? Che lista sarà soprattutto? Allora, è chiaro che con una legge elettorale che prevede una sola lista con 16 candidati ho maggiore disponibilità di quanti sono i posti in lista. Ma la capacità, tanto mia, ma spero anche di Mancuso, dovrà essere di scegliere non solo in base ai voti di partenza, che poi nessuno ha realmente in tasca, ma provando ad imbarcare meno ceto politico possibile e puntare sulla capacità di diventare classe dirigente e di dare un contributo concreto alla crescita della propria città e della cosa pubblica. In lista ci saranno diversi medici o loro espressioni, proprio perché io vengo visto certamente come un candidato più in grado di Mancuso di salvare l'ospedale di Sant'Agata e di mettere la sanità al centro e al servizio dei cittadini e non la sanità vista come strumento di potere o di profitto privatico. I giovani saranno al centro del progetto, sono al centro del progetto, li accompagnerò insieme con qualche altra persona di esperienza nella costruzione di una classe dirigente degna di questo nome, facendole diventare protagonisti del loro futuro e poi a loro passerò la mano alla fine del mandato, con la convinzione che se i santagatesi ce ne daranno la possibilità, tra 5 anni Sant'Agata sarà di gran lunga migliore della Sant'Agata che avremmo ereditato. Io devo dire questo, è stato detto da più parti che non mi sarei candidato ed è stato detto che non mi sarei candidato perché a me non sarebbe convenuto candidarmi. Io devo dire questo, che invece io sono felice di candidarmi e ritengo che mi convenga, e anche molto, perché sulla base della mia scala dei valori, dei principi, delle cose in cui credo, servire la propria città, dedicare tempo a quella che è la terra, il territorio in cui i propri figli hanno deciso di continuare a vivere e a lavorare, è quanto di più gratificante ci possa essere. È vero che io, se dovessi essere eletto sindaco di questa città, dovrò dedicare meno tempo al mio lavoro, al mio studio, che con tanti sacrifici insieme a mia sorella e a brillantissimi collaboratori ho portato avanti e reso competitivo a tutti i livelli, a livello regionale. Però diciamo che questo tempo io lo dedicherò alla mia città con grande, diciamo, spirito di servizio, ma anche con grande orgoglio, perché è una grande gratificazione quella di servire la tua città e provarla a renderla migliore. È vero, io avrei la possibilità di continuare ad avere incarichi, di fare parcelle, però i rapporti e le relazioni anche politiche che mi potrebbero dare la possibilità, no, di incrementare anche la mia attività professionale, io spenderò tutte le mie relazioni che ho maturato grazie anche alla mia professionalità, alle mie amicizie, al supporto che io ho dato alla politica, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, solo ed esclusivamente per chiedere per la mia città. Io chiederò finanziamenti, io chiederò diciamo norme,
Io chiederò interventi per Sant'Agata, a cominciare dalla norma nazionale necessaria per stabilizzare i precari, che il piano di riequilibrio praticamente ha stroncato nelle loro legittime aspettative di essere stabilizzati. Io chiederò un nuovo piano sanitario e chiederò che praticamente l'ospedale di Sant'Agata torni a diventare, diciamo, l'ospedale prestigioso dei Nebrodi che è stato fino ad anni addietro, che i cittadini dei Nebrodi possano tornare ad avere garantito il diritto alla salute, garantito appunto dall'articolo 32 della Costituzione. E se io non dovessi riuscire nell'obiettivo per me primario di salvare l'ospedale di Sant'Agata, avrò la capacità e l'onestà intellettuale di trarre le dovute conseguenze. Io farò il sindaco se la città me lo consentirà, ma resterò tale solo se sarò in grado di mantenere gli impegni, altrimenti con la fascia andrò a Palermo e la fascia la consegnerò al Presidente della Regione, perché non è dignitoso che oggi, dopo tutti gli sperperi che ci sono stati nella sanità, 120.000 utenti che gravitano tra Sant'Agata e Mistretta non abbiano un ospedale. Su questa cosa saranno fatte le barricate e io metterò tutte le mie energie, la mia competenza, le mie relazioni e sono sicuro che non fallerò.